Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Due letture che abbiamo ascoltato sono caratterizzate dallo stesso tema, perché la prima ci parla della purificazione del tempio profanato dai pagani, con questa nuova festa, l'ultima del calendario ebraico, e il Vangelo ci parla della purificazione del tempio operato da Gesù, scacciando coloro che vendevano i cambi di valute, coloro che facevano della casa di Dio un luogo di commercio. Allora sappiamo che quando si parla di tempio, si parla sia di tempio in senso dell'edificio, ma si parla anche di tempio vero di Dio, perché il tempio vero di Dio siamo noi. Abbiamo detto nell'antifona del Vangelo, dopo il canto dell'Alleluia, la lettrice ha proclamato: santo è il tempio di Dio che siete voi. Quindi il tempio di pietra è figura del vero luogo dove abita il Signore, il quale è il corpo nostro, il corpo delle sue immagini e somiglianze, che sono gli uomini. Ora, due paroline. Abbiamo sentito che questo tempio, che era stato profanato dai pagani, è stato riconsacrato il 25 del nono mese, cioè il mese di Casleu. Sapete che per gli ebrei il primo mese dell'anno non è gennaio, ma è il nostro marzo, che in ebraico è Adar. Quindi il 25 del nono mese, secondo voi, a che cosa corrisponde il nostro calendario? A 25 dicembre. Sapete che questo giorno, tra l'altro, il modo con cui si festeggia questa ricorrenza, tuttora la fanno gli ebrei, si chiama la festa delle luci, cioè si accendono delle luci in tutte le case. Addirittura in quel giorno si usa il candelabro particolare. Voi sapete che il candelabro ebraico ha 7 braccia, quello di Davide, no? In quel giorno si accende quello con 9 braccia. È tutta una luce. E chi è nato il 25 dicembre? Guardate che Dio non fa le cose così, eh. Gesù ha scelto per nascere il 25 dicembre perché c'era un tempio che era stato profanato, il tempio di Gerusalemme è stato riconsacrato il 25 dicembre, ma non c'era anche un tempio più importante che era stato profanato dal peccato originale, che è il nostro, e che lui ha ricostruito nascendo proprio il 25 dicembre? Quanto è grande e quanto è intelligente il nostro Dio, eh? Guardate che il 25 dicembre, tra l'altro, adesso non c'è tempo di approfondire, sembra proprio una data reale, eh? Sembra che sia proprio il 25 dicembre, capite? Voi sapete che l'8 dicembre, per esempio, l'Immacolata Concezione, non è detto che sia un momento in cui la Madonna è stata concepita, perché l'8 dicembre l'hanno ricavato, perché? Perché la festa liturgica della nascita della Madonna, che non è sicura, è per antichissima tradizione l'8 settembre. Allora, dal concepimento alla nascita quanto tempo passa? 9 mesi, quindi si è nata l'8 settembre, concepita l'8 dicembre. Ok, ecco. Però il 25 dicembre sembra più storicamente accertato ed è molto probabile che lo sia proprio per questa particolarissima coincidenza. Così Gesù, quando scaccia i mercanti dal tempio, ha due cose che ci fanno e che ci ricordano. Uno, che la Chiesa è il luogo del Signore. Oggi non ci stanno tanti mercanti, cioè che vendono soldi nelle nostre chiese, però voi sapete benissimo che molte chiese sembrano mercati, noi fanno mail in continuazione e dicono: padre, non è quello che la chiesa lo sto io, prima della messa c'è un macello che non finisce, un mercato, e finita la messa, boom, chiacchiere, cose, non si riesce a stare 2 minuti a pregare santa pace. Io credo che questa cosa sia vera, perché mi è capitato di vederla anche a me qualche volta. Allora, la Chiesa non diventa un mercato soltanto se uno compra e vende, ma diventa un mercato anche se si hanno dei comportamenti non consoni. Cioè, noi dobbiamo essere sempre molto molto rispettosi. San Benedetto e tutti quanti i santi erano molto severi, cioè in Chiesa non si parla mai, se non sottovoce e solo per cose strettamente necessarie o per ragioni di carità, e basta. Io anche ogni tanto, purtroppo, ma magari sto un attimo distratto, c'è una cosa urgente da dire, non ci faccio sufficiente attenzione, ma su questo dobbiamo essere molto attenti, perché il nostro Signore non vuole proprio. Padre Pio era terribile su queste cose qui, eh. Era proprio in chiesa, non si parla, o si parla di Dio o si parla con Dio, e basta. E se qualcuno non ha confessato qualche cosa, lo faceva pure. C'ha ragione, perché per abituarsi bene a questa cosa, come è difficile per noi, è meglio essere un po' più, come dire, un po' più rigidi piuttosto che un po' più, ecco, rilassati. Ma anche qui bisogna anche vedere cosa è nel tempio più importante del nostro cuore, quindi che non ci siano mercati di altro genere, cioè che noi
andiamo in qualche modo a scendere a compromessi su tante situazioni, a volte anche a cercare vita e soddisfazioni, amori o affetti altrove che non in Dio solo, perché Dio è geloso del suo tempio, vuole che il suo tempio sia soltanto a Lui dedicato e consacrato. Quindi il centro, il cuore del nostro amore, del nostro affetto dovrebbe essere sempre e soltanto Dio, non esserci nel nostro cuore né compromesso su niente, meno che mai sul peccato, e né, capite, andare alla ricerca di gratificazioni, soddisfazioni o altre cose, insomma, molto umane, che tolgano in qualche modo a Dio il primato che deve avere nel nostro cuore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a interiorizzare bene queste realtà e che il nostro comportamento possa essere gradito al Signore, sia nel Tempio di pietra, sia nel Tempio del nostro cuore, che possano entrambi essere i luoghi dove noi ci relazioniamo con Lui, profondamente, santamente e con tutto il cuore, ecco, per vivere la sua presenza e poterlo sempre trovare in questi luoghi santi che lui su questa terra ha stabilito come sacrali della sua presenza. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.